Grazie per questo tappeto su cui ci possiamo muovere, possiamo comunicare sicuramente in maniera più semplice, più profonda. Grazie Ambar. Grazie. Allora, riprendiamo i nostri discorsi intorno alle perle degli esseri di luce. Che siamo noi, non dovremmo essere noi, noi siamo, ineluttabilmente, che ci piaccia o meno, esprimiamo luce. La luce si esprime però su onde differenti, per cui sempre esseri di luce siamo, ma possiamo scegliere le frequenze di luce e quindi possiamo salire di vibrazione e esprimerci attraverso luci sempre più pure. Abbiamo visto precedentemente le prime quattro, adesso procediamo con la quinta perla, che è non cercare attenzione dagli altri. Non cercare attenzione dagli altri. Noi siamo stati educati come si educano i cani, come si educano gli animali domestici. Siamo stati proprio addomesticati a cercare l'attenzione degli altri. In che senso? Nel senso che man mano che cresciamo, un bambino, dopo qualche mese, un anno, da un anno in poi comincia questo addomesticamento, quando cominciamo a camminare, quando cominciamo a toccare, a chiedere, a parlare, ci viene detto questo sì, questo no. Se fai questo che ti ho detto che è sì, che lo puoi fare, tu avrai una ricompensa. Se farai quello che tu non devi fare, che io ti ho detto che tu non devi fare, non devi essere, non devi dire, tu avrai una punizione. Poi in alcune famiglie, in alcune scuole, in alcuni ambienti di lavoro la punizione è più o meno alta, ma il concetto e la ricompensa è più o meno alta, ma il concetto è quello. Siamo stati addomesticati come i cani a dire per tenere contento il padrone devi comportarti così, cioè devi essere così. E quindi noi abbiamo imparato a ottenere la ricompensa delle persone facendo ciò che le persone ci chiedevano. Cominciare dai genitori, i primi deviatori dei nostri talenti, inconsapevoli perché non sanno quello che fanno, sono nel sonno e quindi non dobbiamo dargli colpe, non sanno quello che fanno. Poi ci abbiamo la scuola, poi ci abbiamo le religioni, poi ci abbiamo la TV, poi ci abbiamo tutto quello che vogliamo, ci mettiamo dentro. Viene costruito in funzione di questo semplice meccanismo. Questo è il sistema di regole di questa casa, il sistema di regole di questa scuola, il sistema di regole di questa città, di questa nazione, di questa religione, di questa squadra di calcio, di qualunque tipo di appartenenza. Quindi, in funzione di questo sistema di regole, se tu fai questo, avrai una ricompensa, se fai quest'altro, avrai una punizione. La ricompensa è sostanzialmente l'attenzione che noi abbiamo. Cioè veniamo riconosciuti come persone accettabili. E allora siamo stati
addomesticati a cercare l'attenzione degli altri, l'attenzione dei nostri genitori, dei nostri insegnanti, dei nostri datori di lavoro, di tutte le persone che incrociamo. Proprio è un periodo di addomesticamento. Dopodiché non abbiamo bisogno più di qualcuno che ci addomestichi, perché siamo noi ad addomesticare noi stessi. Diventiamo noi il giudice di noi stessi. Per cui diciamo no, questa cosa non si fa perché quel sistema di regole ti dice che non lo devi fare. Andiamo in automatico, non c'è più nessun bisogno che nessuno ci inculchi niente. Siamo entrati da soli in questa scia. Quindi la ricompensa è l'attenzione degli altri. Avere l'attenzione degli altri è qualcosa che per noi è fondamentale. Siamo stati educati in questo. Quindi avere l'attenzione, l'amore, la felicità del genitore che dice ti stai comportando bene è il punto nodale, come da evitare il fatto che il genitore non ci voglia bene e quindi magari ci punisca. Lo dobbiamo evitare a tutti i costi, è lo stesso il gruppo di amici e così via. Ma che cosa avviene dentro di noi quando siamo entrati in questo meccanismo di cercare l'attenzione degli altri? Che a un certo punto, fin da subito, quando quello ci dice non devi fare così, non devi essere così, noi rinunciamo a una parte di noi, tra l'altro giudicandola anche negativamente, quindi la buttiamo nel lato ombra, nel nostro inconscio, facendo il doppio danno, cioè da una parte non ci esprimiamo più per come siamo, per come sentivamo di dover fare, perché qualcuno fuori ci dice no, ma non solo, quella parte lì la rigettiamo nell'ombra, quindi fa puzza di morto anche, sta lì nel nostro lato ombra a scalciare, a creare i primi conflitti. Quindi non cercare l'attenzione altrui è l'inizio della liberazione dei propri talenti, è l'inizio del conoscere se stessi. Perché noi esprimiamo parti che non sono nostre, incominciamo a mentire spudoratamente, siamo tutti dei grandi mentitori, tutti. Nessuno escluso, perché mentiamo a noi stessi. Noi facciamo cose che ci hanno chiesto di fare. Perché? Perché cerchiamo l'attenzione degli altri. Prescindere dall'attenzione degli altri vuol dire essere liberi. Prendersi la responsabilità delle proprie scelte e non essere soggetti, quindi deresponsabilizzati, perché dice, mi hai detto tu di fare quella cosa lì. Quindi, o di essere quell'altra cosa là. Noi dobbiamo rimanere fedeli a noi stessi e metterci in condizione di sbagliare con i nostri errori, non con gli errori che ci dà qualcun altro da svolgere. Sesta perla, non giudicare. Non giudicare. Intanto ci sono un bel po' di cose che potrebbero dire su questo punto. Una delle cose, la mente giudica nel senso che valuta e misura, è il suo sistema di lavoro. Per dire se una cosa si può fare o non si deve fare, deve stabilire un brutto e un bello, un buono e uno sbagliato, un cattivo, un giusto e uno sbagliato, deve definire dei poli opposti all'interno dei quali ci sono delle misure e quindi ti dice questa cosa è più o meno sbagliata, la puoi fare o no. Quindi la mente lavora secondo un sistema di valutazione, misurazione che sfocia nel giudizio, perché poi se una cosa sta dalla parte negativa, sempre da vedere negativa secondo il sistema di credenze. Cioè negativa secondo quel libro della legge che ci hanno inculcato che è tutto sbagliato, che è tutto falso, quindi anche la mente quando fa la sua valutazione, in realtà il parametro col quale fa la valutazione è questo libro delle credenze, che è questo mucchio selvaggio che ci gira nella mente, che sono i condizionamenti che abbiamo ricevuto, la paura che abbiamo di non rispettare questi condizionamenti perché perderemmo l'attenzione, il riconoscimento, la ricompensa degli altri, ci mette in condizione di giudicare noi stessi e di dire, secondo
quello che si deve fare in questa famiglia, in questa casa, in questa città, in questa circostanza è giusto, è più giusto, più o meno sbagliato comportarsi così o con me. Quindi è un meccanismo che la mente deve necessariamente fare. Siamo noi a dover però stabilire dei limiti. Un'altra attività che fa la mente in termini di giudizio, che è pesantissima per il nostro risveglio, è che suppone molto e quindi giudica senza conoscere, senza sapere. E questo è un meccanismo che approfondiremo molto bene quando parleremo dei nostri centri sottili, perché lì ci si aprirà un mondo. Ma buttiamo il seme già adesso. Nel momento in cui noi dobbiamo accostarci al nuovo e percepire, possiamo percepire mondi, soluzioni, possibilità infinite, la mente entra, dà un nome a quell'esperienza, a quell'evento, lo associa a qualcosa che pensa di conoscere, ma la sua conoscenza è relativa a un film visto quando era piccolo, oppure a un articolo di giornale, oppure a un amico al bar che gli aveva detto una cosa, perché la mente non conosce niente di prima mano, è tutto di seconda mano, tutto, non c'è niente, non può esserci niente, perché non è uno strumento di percezione la mente, capiamo questa cosa qua. Bisogna mettere gli strumenti al posto giusto nella cassetta degli attrezzi. La mente non è uno strumento di percezione, quindi non impara nulla, non apprende nulla. Quello che è stato appreso lo interpreta, quello fa. Quindi fornisce giudizi, fa associazioni. E allora che fa? Io nel workshop feci l'esempio della foglia, vi presi una foglia e dissi: che cos'è questa? E tutti dicevate: una foglia. E chi ve lo dice? Finita l'esperienza percettiva, non la sapete descrivere una foglia, non la conoscete la foglia, perché non sapete com'è fatta, quanto sono diverse tutte le foglie di uno stesso albero, figurati se tu puoi chiamare foglia con le infinite varietà di alberi che ci sono. Quella foglia è unica. La mente si infila di mezzo tra il potenziale dell'esperienza e la percezione dell'esperienza, si mette di mezzo ponendo in una maniera, perché il pensiero viaggia alla velocità della luce, si frappone e finisce l'esperienza. Noi siamo una macchina di percezione, la mente ci blocca. La macchina di percezione non è bella per andarci in giro e dire: ah, guarda che bella macchina di percezione c'ho. No, perché se la facciamo funzionare questa macchina di percezione, noi capiamo il mondo, noi comprendiamo il mondo, comprendiamo noi stessi. Ma se ci si mette di mezzo il giudizio della mente, noi smettiamo di fare esperienza e ci accontentiamo dello slogan, della parola foglia. Ma tu l'hai sentita la foglia? Ci hai parlato con la foglia? L'hai guardata bene? L'hai toccata? L'hai annusata? L'hai lasciata parlare, perché quella foglia è diversa da quell'altra. Non sono un pazzo come sto dicendo questa cosa, è la verità. Ma senza andare alle foglie, qualunque cosa, fate attenzione, vedete come si inserisce la mente nel momento in cui ci troviamo di fronte a un'esperienza, ci instupidisce. Non giudichiamo, non diamo alla mente l'autorità, il potere di interrompere il nostro stato di percezione, pensando di sapere. Noi non sappiamo nulla, non conosciamo la foglia, non conosciamo una nuvola, non conosciamo noi stessi, non conosciamo il respiro. Per poterlo conoscere dobbiamo eliminare il giudizio, sospendere il giudizio e stare in ascolto, umile, amare quello che sta accadendo, osservarlo, e così forse noi cominciamo a prendere conoscenza. Altra piccola cosa che si può dire, su questo si potrebbero dire tante cose a questo punto: la mente costruisce il giudice interiore in funzione di questo libro della legge che circola, ognuno nella sua testa c'è il suo libro della legge, c'è quello collettivo che viene poi però personalizzato, quindi ognuno c'è il proprio sistema di credenze, che se sgarro quella cosa mi sento in colpa, subito c'è il giudice che dice: ah, hai visto? Hai sgarrato l'articolo 3,4 del libro della legge scritto da tua nonna e chi cacchio è? E
Subito, no? Quindi si crea nella me la mente che si sdoppia, crea la parte del giudice. Osservate questa cosa, che è un gioco fantastico. Vedere questo meccanismo è fantastico. Pa! Ti crea il giudice che dice: sei sta... ma chi lo sta dicendo? Tu chi? A un'altra parte della mente, che si prende subito la colpa e dice: hai ragione, è colpa mia. Sempre in dialogo interiore, mente con mente, personalità. Sono il gioco delle personalità, che dice: sì, sono io, quindi il giudice e la vittima. Si chiude il cerchio e si fortifica il libro della legge, si depotenzia la nostra essenza. Noi in questo momento non esistiamo, perché c'è un dialogo interiore che ci ha levato completamente l'osservazione, la presenza, ci ha levato tutto. E cediamo nelle mani del giudice e della vittima, che è complice quanto il giudice, non è il cattivo, non è il giudice. Ci hanno le responsabilità identiche, queste due personalità. È un meccanismo automatico che si crea, perché la mente funziona così. Guardatelo e poi mi dite se funziona diversamente. La mente giudica e ha bisogno della vittima, che è sempre presente, sempre pronta. Quando diciamo facciamo le vittime, non è che uno fa la vittima, è un sistema, è meccanicità. Cioè, noi facciamo le vittime, chi più, chi meno, ma è proprio un meccanismo che serve per ancorarci a un sistema di credenze, perché noi siamo manipolati, siamo altamente condizionati, e quindi è funzionale al condizionamento. Se vogliamo essere, vogliamo essere liberi, dobbiamo spezzare questo sistema del giudizio, non accusandolo, non facendo lotte, ma osservandolo, riconoscendolo, e piano piano, prima vi incazzerete, lo odierete, poi comincerete a ridere. Quindi un po' di tempo ci vuole, però vedrete che è questo che farà la fine del morto, puzzerà e finirà, perché è destinato a morire. Ma se noi ci crediamo, se noi non lo vediamo, questo meccanismo, crediamo che... crediamo di essere noi in colpa. Noi siamo sempre in colpa, sempre peccatori. Non ci meritiamo di fare esperienze sublimi. Abbiamo paura di essere felici. Paura, proprio questa, la paura più grande non è quella di morire, è quella di vivere. Perché abbiamo questo sistema interiore bello, funzionante alla perfezione. Quindi, mo' che uscite di qua, potete sperimentarlo, vi potete osservare, basta niente. Centinaia di volte al giorno, non è un episodio alla settimana. Altro giudizio, e questo per me è molto importante, e forse il più importante da evitare, è il non giudizio, cioè è il giudizio in senso, diciamo, alchemico esoterico. Cioè, distinguiamo il giudizio dal rendersi conto che una cosa è un fatto, dal coinvolgimento emotivo. Quindi non giudicare, questo è il più importante, diciamo, della perla del non giudicare, e secondo me è la cosa più importante da ricordare, perché trasforma poi tutte le altre. Nel momento in cui accade qualcosa, facciamo l'esempio proprio di un giudice, che uso spesso perché è più semplice. Il giudice ha di fronte a sé un imputato, probabilmente ha rubato, ci sono le prove che dimostrano che ha rubato, c'è un codice penale che dice che per quel furto, per quel peccato, per quella, diciamo, omissione, aiutami, avvocato, per quella infrazione, per quel reato, ecco, mi viene la prova, per quel reato esiste questa pena, va comminata questa pena, il giudice commina questa pena, fa il suo lavoro. Questo non è il giudizio, questo è prendere atto di qualcosa. C'è una legge, la dobbiamo rispettare. Il giudice fa il giudice, il suo mestiere. Ma se il giudice, nel comminare la pena, gli dice: sei una carogna, sei quello, sei quella, e trova dentro questa emozione, trova dentro di sé, scopre dentro di sé questa emozione, quello è un giudizio. Il primo non è un giudizio, sta compiendo il suo lavoro. Quindi vedere che tu ti sei, hai il senso di colpa, che ti sei arrabbiato, eccetera, non è un giudizio, è un dato di fatto. Se però poi ti incacchi con te stesso perché ti sei arrabbiato, quello è un giudizio. È chiaro questo concetto?
Guardate che è trasformativo, capire questa cosa è importantissima. Quindi non giudicare vuol dire non coinvolgerti emotivamente in un giudizio. È straordinariamente importante questa cosa qua, dal punto di vista del che brucia tutto. Noi non dobbiamo essere coinvolti in quello che sentiamo e crediamo, perché quella è una trappola, diventa la trappola del giudizio. E il giudizio non è solo negativo, è anche positivo. Perché se noi diciamo ho fatto bene quella cosa e ne sento quasi un vanto, un'autogratifica, siamo cascati nella stessa, identica trappola. Cioè emotivamente io ho fatto una buona azione, ho fatto un'azione. Ma se vedo nascere in me quell'emozione che io chiamo positiva, di esaltazione del proprio ego per il proprio gesto, siamo nel giudizio, alla stessa identica stregua, e stiamo rinforzando l'ego. Rinforzare l'ego vuol dire perdere energia, buttare energia nelle personalità che poi prendono il comando e ci portano altrove. Quindi dobbiamo fare attenzione a non dare questa energia. L'energia passa attraverso le emozioni prevalentemente. Quindi se io evito di mettere emozioni nel giudizio negativo e emozioni nel giudizio positivo, sto raccogliendo energia e sto trasformando soprattutto quell'evento. Questa cosa l'ho spiegata molto bene perché il non giudizio abbiamo dedicato proprio delle sessioni di lavoro. Non attaccarti a nulla. Non ci dobbiamo attaccare a nulla perché. Che da stupidi, diciamocelo, perché non c'è niente che non sia impermanente, tutto è destinato a passare, ad andare via. Il nostro corpo nella crescita, come faccio ad attaccarmi alla mia forma fisica di ventenne, come tanti ancora sono attaccati e me lo porto avanti nella mia mente, pensando, desiderando di averlo anche a 40 anni, a 60 anni. Come faccio ad attaccarmi a un amore, se lo possiamo chiamare amore, già l'attaccamento non ha nulla a che fare con l'amore, a quello che noi chiamiamo amore, con una relazione, attaccarmi a una macchina, attaccarmi a una casa, attaccarmi a un figlio, perdurando il mio ruolo di madre o padre all'infinito, attaccarmi a un ruolo. Attaccarmi al ruolo del datore di lavoro o del gregario, qualunque esso sia, è del tutto sbagliato perché prende energia da noi, l'oggetto, la situazione, il ruolo, diventano, gli stiamo dando l'autorità, diventano i nostri padroni. Se io mi attacco a una casa, il mio potere passa da me alla casa. Se io mi attacco a una persona, il mio potere passa da me a quella persona. E invece tutto passa. E quando io ho dato quel potere e quella persona va via, quella casa crolla o la devo perdere o si rovina, eccetera, automaticamente succede qualcosa dentro di me di negativo. E io invece lo so già che tutto è destinato a passare. Quindi anche da stupidi. Non opporre resistenza e lascia andare. Anche qui è molto vicino a quest'ultimo concetto di non, diciamo, non attaccarsi a nulla. Noi non possiamo sapere come vanno le cose, come andranno le cose. Non possiamo opporre resistenza pensando che le cose debbano andare come diciamo noi. È giusto che attraverso il nostro intento che desidera, se conosciamo, sappiamo qual è, che desidera andare verso una parte, montiamo anche una capacità immaginativa per sviluppare quell'intento e realizzarlo nella nostra realtà. È possibile pure fare un progetto, un business plan, va? Sono possibili tutte queste cose, cioè desiderare, immaginare che quella cosa si realizzi e progettarla. Va bene perché siamo nella manifestazione, sono strumenti utili, ma dobbiamo essere sempre pronti a lasciare andare.
a mollare tutto. Perché? Perché noi non possiamo prevedere quello che potrà succedere. Dobbiamo essere sempre pronti ad accogliere con un'energia di accoglienza il nuovo e non opporre resistenza. Noi opponiamo resistenza in continuazione. Non voglio che quello mi lasci, non voglio vendere la casa, non voglio andare lì, non voglio questo, non voglio quest'altro. La mente pone resistenza e la mente, credetemi, ma guardatevi voi, non capisce un cacchio. Non capisce niente del funzionamento della vita, niente, non è mestiere suo dall'altro, è mestiere del cuore, per cui non lo può fare, però è la mente che oppone di sé, no, 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 quello, dobbiamo fare quello, forzature, l'alchimia in quello lo utilizziamo, nel accanirci, andare verso la nostra strada e disperdiamo monti di energia, monti. Lasciare andare anche gli eventi negativi, una cosa che noi non volevamo che accadesse, è accaduta. Cosa stiamo ancora a resistere? È accaduta, è già accaduta, è accaduta 20 anni fa, è accaduta 2 giorni fa, è già accaduta. Lasciare andare, ha passato lo Natale, liamo le palline dell'albero di Natale. Leviamo, puliamo queste case piene di cose che non lasciamo andare. Liberiamoci, svuotiamoci, perché lasciare andare vuol dire fare spazio, essere più puri, più liberi, più pronti a essere, a ascoltare, ad amare. Se noi tratteniamo, poniamo resistenze, prendiamo e tratteniamo, che stiamo facendo? Ci stiamo sovraccaricando di cose che andranno via e nel frattempo abbiamo disperso energie e non abbiamo usato quelle energie per essere. Non opponiamo resistenza, lasciamo andare. E le emozioni partiranno, perché? Perché saranno agganciate alla mente che produrrà pensieri negativi, che dice no cazzo, ti ho detto di andare a destra e mo la strada a destra non c'è più. C'è solo quella a sinistra. E poi anche quella a sinistra. Ah, c'è quella. Vai, vai. Non ti agitare troppo. Questo non vuol dire che bisogna fare tutto ciò che ti si presenta davanti. No, è il coinvolgimento emotivo. Cioè io posso operare delle scelte. Mi è venuto a bussare una persona dentro casa. Io la lascio entrare. Ma sono vigile. Sono centrato, so chi sono, per cui se questa persona mi porta vibrazioni sbagliate, mi porta qualcosa di sbagliato, io senza coinvolgimento emotivo, questo vuol dire lasciare andare, senza coinvolgimento emotivo, io non ho energie da darti. Questo non vuol dire che non ti amo, anzi, proprio perché ti amo, io non voglio condividere con te questo spazio, questo tempo. Perché voglio scegliere le persone che devono stare con me. Questo vuol dire lasciare andare. Se io dico abbandone qua, basta, mi sto rendendo, quello vuol dire opporre resistenza e trattenere. Perché emotivamente ti sei lasciato coinvolgere da questa cosa qua. Quindi non è che vuol dire che siamo come foglie al vento, anche, vuol dire anche un po' questo, lasciarsi fluire vuol dire questo, essere resilienti, non resistenti, cioè lasciarsi piegare dal vento, ma poi lo stelo del grano torna sulla sua posizione, sta lì, dopo che ha fluttuato col vento, sta lì, non sta rigido, diciamo, qua. Non c'è vento, e poi secondo te tu giusto te spezzi. La differenza tra resistenza e resilienza è questa, ma sta piantato lì, noi dobbiamo stare piantati lì. L'unica differenza è non lasciarsi coinvolgere emotivamente, lasciare andare le emozioni, lasciare andare, lasciare fluire. Vengono, arrivano perché la mente fa resistenza, la mente si incacchia se uno ti bussa e ti grida addosso e ti partono i pensieri negativi che subito scatenano le emozioni negative. Lasciale andare, non gli credere a quelle emozioni lì. E
E non le giudicare, non le scacciare, non sto dicendo scacciare, lasciare andare vuol dire lasciarle fare, lasciarle un po' così, con amore, le vedi che se ne vanno, non gli dare troppa attenzione, non provare ad educare il mondo. Sto andando bene, sono breve, potrei tenere meglio. Gli ultimi, diciamo, 2 o 3 punti, dai, vediamo se facciamo Che il nota era? Meglio così. do, il do universale. Quella finale, quella iniziale. Ci sta Sì, bene. Stefano, diciamo l'energia giusta. Sì, no, guarda, Dobbiamo il tanto. suono, no, non credo, da una mica soffessa. Allora, insegnaci sto segreto. Non No, dare no, l'aspetto di no, no, sto scherzando, è vero. così è. Non dare l'aspetto di Allora, vediamo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nona perla, non provare a educare il mondo. Questo deriva da un episodio molto specifico che in questo momento sento che non mi va di raccontare, però quindi cerco di tirare fuori il sentire, diciamo, l'intuito, diciamo, di questa frase che ho messo lì. La faccio adesso. Sviluppando coscienza, la prima fase dello sviluppo della coscienza viene acchiappato subito dal nostro la nostra predatrice, che è la mente, che si acchiappa con la scoperta e dice: non si fa così. Cioè, ho fatto l'esempio del vegetarianesimo, no? Faccio sempre questo esempio, perché quando diventi vegetariano, perché l'ho visto su di me, l'ho visto su di me e l'ho visto su di me anche in altre occasioni, cioè quando ho fatto scoperte importanti, appena le ho fatto, la prima cosa è che mi sono giudicato male e quindi ho detto: ma che cacchio hai fatto fino a ora? Hai mangiato carne, cose, non ti eri reso conto, ti faceva male, fa male, quell'altro, quell'altra cosa, mille motivi per non mangiare carne, ce ne sono infiniti, ne puoi mettere quanti ne vuoi, e quindi mi giudico io negativamente. Ma soprattutto mi viene voglia, nel migliore dei casi, di educare gli altri a non mangiare carne. Purtroppo, nel più comune dei casi, mi viene, io da mangiatore di carne, pentito, mi viene invece di dire, giudicare gli altri e dire: guarda quegli assassini, oppure non lo so, inventare, diciamo, qualunque tipo di aggettivo che possiamo dare a una cosa che noi non vorremmo fare. Quindi, da, diciamo, carnefici diventiamo giudici di quella cosa lì. Ed è solo una fase, è la fase dell'infanzia, della coscienza, quello stato di coscienza che abbiamo appena acquisito, quindi la macchina, siccome lo fa proprio la macchina, noi ancora energeticamente quello stato di coscienza non l'abbiamo costruito, non l'abbiamo consolidato, non l'abbiamo visto diciamo, crescere e maturare, è ancora un bambino, viene preso dalla mente, in fasce, se lo acchiappa lui e dice: ma lo gestisco io sta cosa, ha ragione, non si mangia carne, mo spiego io come si fa. È un altro ego, è un altro ego. Noi non dobbiamo insegnare niente a nessuno. È energia buttata. Perché se vi osservate, più gridiamo ad alta voce che quella cosa non si fa, più vuol dire lo stiamo dicendo a noi. Perché se noi fossimo sereni di quello stato di coscienza, quando lo stato di coscienza va a maturazione, ti dice pure, e lo comprendi, lo vedi, per cui non c'è bisogno di operare scelte, cioè lo vedi, che è perfetto così, cioè è perfetto che ci sia qualcun altro ancora che mangi carne, ma non perché c'è bisogno di uccidere animali o c'è bisogno che, non lo so, o altre cose, no, per il suo stato di coscienza va bene così, deve fare il suo percorso e non devo, non sarò mai io a farlo cambiare, io posso aiutare il processo attraverso la mia presenza, il mio silenzio,
il mio partecipare anche a una cena e ringraziare, anche se c'era pieno di carne, io non la mangio, ma ringrazio comunque, senza giudicare quello che è stato messo a tavola, senza voler educare nessuno. Perché voler educare qualcuno, fateci caso, vuol dire tenere in sotto controllo quel qualcuno. Ci sono gli educatori in giro, ci sono i protettori in giro, che lo fanno per mestiere. Io li conosco molto bene, perché questa sensazione, io sono stato uno che ha portato sempre in prima linea le proprie attività, i propri progetti, i propri gruppi, i propri lavori, eccetera. Spesso, e mi sono osservato per molti anni, spesso lo facevo pensando di dover insegnare qualcosa agli altri. Poi ho scoperto in realtà che facevo queste cose, come faccio anche questa, non per insegnare agli altri, ma per imparare io. Se stai nella modalità invece di sapere quello che c'è da sapere e di volerlo passare agli altri, il tuo atteggiamento rischia di diventare, e adesso lo riconosco anche negli altri, di questo tipo. Cioè, vabbè, allora, non ti preoccupare, io ti amo, ti spiego io come stanno le cose, ti prendo sotto la mia protezione, ti do io un altro libro della legge, ti educo io e ti do tutto l'amore del mondo, perché ti capisco e ancora stai mangiando carne, piano piano ce la farai, ti tengo sotto la mia protezione. Nel momento in cui sgarri, tu non mi stai più riconoscendo l'autorità, mi sento tradito da te e quindi ti rigetto, ti assalgo, ti manifesto aggressività, perché come? Io ti ho dato tanto. Il meccanismo che si crea quando noi vogliamo educare il mondo, vogliamo educare gli altri, è di pretendere che poi gli altri stiano sotto il nostro controllo, perlomeno in quell'area lì. Fateci caso, è un modo per tenere le persone sotto di noi. Tu sei l'altro. Nel momento del riconoscimento con l'altro, non può che avvenire questo. Cioè, tu comprendi che l'altro è una parte di te. Tu non devi amare l'altro perché l'altro si sta comportando in un modo piuttosto che un altro, perché è bello, perché è buono. Tu ami l'altro perché comprendi che sei tu, che è una parte di te. Se tu ti ami, se tu ti conosci, se tu ti ami, sai che sei tutto, sai che sei tutti. E quindi quando tu ami te stesso, stai amando già gli altri, perché gli altri sono solo un'espressione, una parte di quello che tu hai già scoperto di essere. Non puoi non amare una pianta, perché una pianta è una manifestazione dell'unità che sei tu. Noi, ciascuno di noi, è la manifestazione della stessa unità. Quindi ricordarsi che tu sei l'altro, ricordarselo, quello che sto dicendo, non rammentare che io l'ho detto a voce, sta scritto qui. Ricordare vuol dire riaccordare su quella frequenza, quindi vuol dire che uno deve sperimentare. Però intanto adesso lo stiamo dicendo alla mente. Tu sappi che quando incontri l'altro, l'altro sei tu. Sei tu, che ti piaccia o non ti piaccia, sei tu. Il ricordo avverrà quando tu lo capirai e quindi suonerà quella corda. E allora noi potremmo riaccordarci e dire, aprendo il cuore, trovi subito la sintonia e ti ricordi che sei l'altro. Non è un fatto mentale, dobbiamo sperimentare questa cosa qua attraverso la legge, ci offre, diciamo, la possibilità di condurre parecchi esercizi, parecchie pratiche per verificare quanto effettivamente gli altri siano soltanto la nostra espressione. Spesso in maniera anche abbastanza grezza li possiamo considerare gli altri burattini nelle nostre mani. Spesso sono burattini nelle nostre mani proprio quelli, i nemici, che noi crediamo invece venire mandati da qualcun altro, poi li stiamo guidando noi. Sono parti di noi che vengono a stimolare un risveglio. Sviluppa il sentire e lascia il pensare. Questa è una pratica
straordinariamente potente di risveglio, di acquisizione di energia. Ricordatevi che l'energia non esiste nel passato, perché il passato non esiste, non esiste nel futuro, perché il futuro non esiste. L'energia è disponibile solo nel qui ed ora. Quindi se io sono focalizzato, presente, centrato, posso raccogliere energia. E nel qui ed ora il pensare non ci sa stare, non può stare, perché il pensare appartiene all'inesistente, cioè al passato o al futuro. Quindi noi possiamo pensare a ciò che è stato e pensare a ciò che sarà, ma non possiamo pensare a ciò che è in questo istante, non c'è neanche, non c'è la possibilità meccanica di farlo. Noi possiamo solo sentire, possiamo solo percepire. Quindi passare dal pensare al sentire vuol dire passare dall'illusione alla realtà, passare dal tempo che non esiste all'unico tempo che esiste, che è qui ed ora. E stando in questa modalità di presenza, noi facciamo raccolta energetica, raccolta informazionale, raccogliamo istruzioni, raccogliamo intuizioni. Quindi ci stiamo strutturando il nostro campo energetico in maniera più potente, e in più stiamo anche raccogliendo informazioni, indicazioni. Come si passa dal pensare al sentire? Il trucco più semplice che viene insegnato, viene praticato in tutte le meditazioni, e che poi anche nell'osservazione vi ho invitato a fare io, nella creazione del testimone, non lo abbandonate questo testimone, ci lasciamo con questo punto, sviluppa il sentire e lascia il pensare, con l'auspicio che ripartendo da qui, questa settimana, continuiamo a lavorare sulla costruzione del testimone. Perché? Perché vuol dire osservarsi sostanzialmente, ascoltarsi, e il trucco più importante, che poi è una cosa fondamentale da farsi, non è solo un pretesto, è proprio una cosa molto utile, è passare dall'attenzione a quello che la mente ci sta portando al corpo. Il sentire, il corpo è il nostro strumento di percezione, eh? Non è la mente, non sono le emozioni. Cioè noi come antenne di percezione abbiamo uno strumento, non è la mente, non sono le emozioni, è il corpo. Il corpo ha la capacità di sentire, percepire vibrazioni sottilissime che sfuggono anche ai più grandi, più sofisticati sistemi di radionica. È molto più attendibile il corpo umano, è uno strumento perfetto di ricezione delle vibrazioni, frequenze più basse e quelle più alte. In assoluto non ci sono strumenti in un universo più potenti del nostro per percepire quello che sta avvenendo nel mondo, intorno a noi o dentro di noi. E quindi è quello che dobbiamo ascoltare, che dobbiamo imparare ad ascoltare. Coi sensi. Partire dai cinque sensi. Partire semplicemente dai cinque sensi che ci danno, ci mettono in contatto con quello che noi chiamiamo esterno, che poi non è esterno, è sempre una parte di noi. E poi ci sono i sensi sottili. Ma senza andare a fare queste distinzioni, l'esercizio dei sensi, quindi diciamo dei sensi sensoriali, e poi ci sono gli extrasensoriali, no? E quindi quelli corporei, quelli, i cinque sensi che conosciamo, è fondamentale, è l'inizio per fare questa pratica. Perché se io invece che pensare, ah, dove ho comprato quest'acqua, sì, sono andato là, sì, mamma mi ha fatto lo sconto, quando alla cassa mi ha fottuto un docente, tutte cazzate, guarda, bevendo l'acqua, bevi l'acqua. Passare al sentire vuol dire vederne il colore, sentirne al contatto la temperatura, il peso del bicchiere, il movimento della mano. Tu dici, sei un idiota? Sì, sono un idiota, io faccio questo. Provate a farlo voi per una settimana, 10 giorni, e poi mi dite che effetto vi dà. Intanto stai abbassando le frequenze della mente stupida che sta... Sì, li fai diradare, sai, come le nuvole, si apre un po' il cielo, sì, e vanno. Sì. Ci sono. Stanno lì, ma non ti tengono nello spazio, perché la tua attenzione, cioè noi siamo attenzione, cioè ricordiamoci questa cosa qua, noi siamo attenzione, possiamo dirigere l'attenzione o al pensare,
perché ormai gli abbiamo dato tanta energia che ce la ruba senza neanche fare tanto sforzo, o al sentire. E il sentire, per esercitarlo, si deve partire dal corpo. Poi scopriremo che esiste un sentire, il sesto senso, che io chiamo l'internet dell'universo, perché non è il sesto senso, ci sono i cinque sensi e poi il sesto senso. A me va bene come definizione, anche se Steiner, per esempio, ne vede 12 di sensi, ma uno, due, a me non mi interessa. Il sentire, il sesto senso, è un groviglio di sensorialità, è proprio un internet della sensorialità, per cui stare nel sentire, che è una cosa che vedremo più là, che cos'è il sentire, intanto sperimentiamolo attraverso il corpo, perché questa operazione ci ricarica di energia, perché ci fa stare nel qui ed ora, ci leva chi ci assorbe l'energia, che è la mente che ci ruba l'energia, perché ne deve usare un sacco per tutta la spazzatura che ci deve procurare, e poi la spazzatura che procura sono le emozioni che ci rubano altra energia, e stiamo nel loop veramente del divoratore di energia, che è la mente. Quindi già solo con questo trucco noi stiamo spezzando un incantesimo che la mente ci tende ogni giorno. Provate a farlo 5 minuti al giorno, non sto dicendo tutto il giorno, 5 minuti, o prendetevi delle operazioni, come ho detto io, quelle in funzione della creazione del testimone, che mentre fai i lavi piatti, mentre guidi la macchina, mentre bevi un bicchiere d'acqua, mentre mangi, passate, notate che state pensando, che la mente sta pensando, e invece voi la forzate e dite: adesso mi concentro sul sapore del cibo. Questo vuol dire passare a pensare e al sentire. Basta farne una di queste perle che ci siamo dette oggi. Bisogna sempre eliminare il pensiero. Cosa? Bisogna sempre eliminare il pensiero. Anche lì, perché eliminare? Non li possiamo eliminare, perché sono fatti. Noi possiamo lavorare di prevenzione, cioè fare un'igiene mentale. Quando tu alla mente dai altre possibilità di potersi orientare attraverso altre possibilità, il lavoro che stiamo facendo dovrebbe servire a quello, non serve solo a destrutturare la mente, ma serve anche a dargli altre direzioni. Allora a quel punto la mente produrrà meno pensieri negativi, ma quando li ha prodotti, non è che li elimini. Cosa elimini? Li accogli, cioè tutto ciò che c'è e lo accogli. Quindi non eliminiamo niente, includiamo al massimo i pensieri, questo mi piace, includiamo. Accogliamo i pensieri negativi, pensieri spazzatura, pensieri positivi, accogliamo tutto, ma per levargli energia, perché quando tu li accogli li levi energia, quando li respingi li dai energia. Ma vedetela sta cosa, cioè osservatela, guardatela, provate a fare resistenza ai pensieri, li state ingigantendo, provate a lasciarli andare, se ne vanno. Ma anche i pensieri peggiori, eh? Lasciarli andare nel senso invece di dargli. Che tu li osservi, non li giudichi, li abbracci, li ami pure, ma poi non ti attacchi neanche con tanto amore, stai lì a fare la serenata ai pensieri, cioè, li lasci andare. Non ti giudichi, perché noi siamo abituati a giudicarci, ma come ho pensato di poter uccidere una persona? E allora non ci dormo la notte. Ma va fanculo, ma mica l'ha pensato tu. Ma tu pensi di aver pensato tu che uccidi una persona? L'ha pensato la mente, che l'ha raccattato dalla spazzatura collettiva, per uno stato emotivo negativo, condizionato anch'esso. Perdonati, subito, subito perdonati, con leggerezza. Noi invece ci facciamo una colpa e gli diamo energia a questi pensieri, e poi ci accendiamo davvero i cristiani. Se invece tu lo accogli, dici: sì, io potenzialmente posso uccidere una persona, perché non lo posso fare? Non posso impazzire? Che cosa mi devo giudicare? Noto questa cosa, noto che ho odiato una persona e gli avrei... Beh, che faccio? Mi metto in crisi, mi punisco per questa cosa qua? Allora non conosco la mente, io vi dico: studiate la mente, se non vi va di leggere i libri, osservatevi. Io vi do delle indicazioni per darvi la strada, per darvi la strada più corta, ma poi fate voi i vostri conti. Da dove nascono i pensieri? Se nascessero da voi, voi sareste capaci di fermarli.
La mente non è neanche vostra. La mente è collettiva. Non ci sto facendo. Quella è la testa, quello è il cervello, sono macchine biologiche che sono utilizzate dalla mente collettiva per produrre pensieri individuali, ma sempre risonanti con campi morfologici, morfogenetici, collettivi. Noi prendiamo informazioni da una mente collettiva. Il pensiero di io che uccido non è un mio pensiero, è un pensiero collettivo risonante col mio stato d'animo. Allora mi aiuta a capire com'è il mio stato d'animo. Ma non mi devo giudicare, non mi devo spaventare. Quando cresco in coscienza, non c'è nulla che mi può spaventare. Perché tu sai come funzionano le cose. Non c'è punizione che non ci dobbiamo dare. Dobbiamo perdonarci. Poi parleremo del perdono, perché il perdono pure è una cosa in più, è un'operazione energetica in più. Può anche non perdonare, nel senso che il perdono è del tutto trascendibile, perché non c'è nulla da perdonare, cioè alla fine dei conti. Le faremo questi passaggi, perché il perdono ha una sua importanza, però su uno stato di coscienza più elevato non c'è neanche da perdonare più. Che cosa devi perdonare? Che quello ucciso? Se tu ne vedi il disegno nella sua totalità, è tutto perfetto. Chi sono io per perdonare? In una fase di coscienza è giusto, è già uno stato evolutivo molto importante saper perdonare, non l'altro, se stesso, perché nel momento in cui noi proviamo rancore per qualcun altro è un'emozione che abbiamo dentro noi, e se l'emozione ce l'abbiamo dentro noi è perché ci stiamo giudicando noi. Allora perdonare l'altro vuol dire perdonare se stessi. Ma quando capisci che tutto è perfetto, e tutto è un movimento che porta in una sola direzione, renderci svegli, riportarci all'unità. Cosa devo perdonare? Chi sono io per perdonare?